Per individuare chi siano i soggetti apicali all'interno della vasta normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, è fondamentale parametrare le definizioni di cui all'articolo 5, lettera A e B del decreto 231 del 2001 con le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 81 del 2008. Alla luce di questa lettura combinata, emerge chiaramente che soggetto apicale è il datore di lavoro in tutte e tre le declinazioni di cui è l'articolo 2, comma 1, lettera B del testo unico sicurezza. Quindi sia come legale rappresentante dell'azienda, sia come titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, sia come soggetto che ha il potere decisionale di spesa di organizzare il processo produttivo anche nel caso dell'unità produttiva autonoma dal punto di vista finanziario e tecnico-funzionale. Qui la sovrapposizione fra la definizione del test unico sicurezza e la definizione del decreto 231 del 2001 è, direi, assolutamente perfetta. Le cose si complicano per tutti gli altri soggetti obbligati agli adempimenti in materia di salute e sicurezza nel testo unico, perché a ben vedere si tratterebbe per tutti quanti di ricondursi all'interno dei soggetti sottoposti all'altrui direzione di cui alla lettera B dell'articolo 5 del decreto 231 del 2001, fatta forse eccezione per la figura del delegato di funzioni ex articolo 16 del testo unico sicurezza. In questo caso, poiché la delega di funzioni promana dal datore di lavoro e il delegato deve godere di autonomia dal punto di vista decisionale e dal punto di vista delle determinazioni operative, anche e soprattutto di spesa, è possibile ritenere che anche il delegato, laddove ci sia, rappresenti una figura apicale. Per tutti gli altri dirigenti, preposti, lavoratori, ma anche per i soggetti che stipulano contrattualmente con il datore di lavoro o eventualmente con il delegato, la posizione nel modello di organizzazione e gestione 231, a mio avviso, non può che essere quella di soggetti sottoposti all'altrui direzione. In questi soggetti sottoposti all'altrui direzione c'è, con tutta evidenza, anche il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che è utilizzato dal datore di lavoro e a lui direttamente risponde, e anche il medico competente, che pur essendo titolare di una posizione di garanzia autonoma ed essendo destinatario di obblighi che riguardano la dimensione professionale della scienza medica, il medico competente in ogni caso è individuato dal datore di lavoro o dal delegato e quindi anch'esso sottostà all'altrui potere direttivo ed organizzativo, cioè quello del datore di lavoro, e quindi anche per il medico competente è possibile affermare che si tratti di una figura sottoposta all'altrui direzione e non di un soggetto apicale. Ovviamente il medesimo discorso vale anche per gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, i lavoratori addetti alla lotta antincendio, emergenza, evacuazione, primo soccorso e per tutti i soggetti che contrattualmente stipulano con il datore di lavoro, il delegato, per attività interne all'azienda. Progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, piuttosto che imprese appaltatrici, subappaltatori, lavoratori autonomi, imprese fornitrici e quindi tutto il panorama dei soggetti che adempiono gli obblighi di tutela della salute e della sicurezza, diversi dal datore di lavoro e dal delegato, rientrano nello schema dell'articolo 5 del decreto 231 del 2001, nella lettera B, e quindi nei soggetti sottoposti all'altrui direzione e controllo.